Ciao e benvenuto o benvenuta. Se anche tu vuoi scoprire e indagare quelle che sono le energie del cielo interiore di luglio, ti invito a vedere questo video. Mini sigla e poi iniziamo. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Elvio e su questo canale parlo di crescita personale e di spiritualità. Video dopo video impariamo a camminare verso la migliore versione di noi stessi e oggi lo facciamo con questo video che sarà in realtà la prima parte, il primo tempo di un video diviso in due. Oggi vediamo le energie del cielo di luglio, quindi in generale, senza facendo differenze tra i segni, vediamo quelle che sono le energie, i simboli che si muovono nel cielo di luglio. E poi ci sarà una seconda parte che pubblicherò sull'altro mio canale su Astroway, in cui facciamo l'oroscopo segno per segno. Andiamo subito a vedere quelli che sono i movimenti planetari, però prima ancora, ragazzi, ho fatto una cosa. Ho stampato quelli che sono i momenti salienti di questo cielo di luglio. Poi magari se riesco li metterò a schermo, se no semplicemente ve li racconto. Sono rispettivamente questo, il cielo del momento in cui il sole è entrato in cancro, il che in realtà è avvenuto a giugno per il solstizio d'estate, e poi gli altri due cieli sono quelli della luna piena in Capricorno, che è questo, e poi della luna nuova in cancro, che saranno rispettivamente il 3 e il 17 luglio. Qual è l'energia globale che ho trovato paragonando questi tre cieli? È molto interessante perché c'è una parola chiave che secondo me li esprime piuttosto bene, e questa parola chiave è interdipendenza. Che cosa significa interdipendenza? Significa innanzitutto connessione, essere connessi con gli altri. Quindi luglio, ma più in generale tutto il transito del Sole in Cancro, è un transito che ha molto a che fare con la connessione tra le persone, con i rapporti personali. Provo a spiegare subito un po' meglio questo punto, perché spesso emerge anche nei temi natali e mi rendo conto che non è sempre immediata da cogliere questa connessione. Diciamo che in generale si possono creare due situazioni estreme all'interno di un cielo e poi tante sfumature in mezzo. Da una parte abbiamo l'autodeterminazione totale, che significa fondamentalmente la coscienza di se stessi, la coscienza di sé intesa proprio anche come il mi sono fatto da solo, la persona che affronta le sue sfide da solo in modo autonomo le risolve. E poi dall'altra parte, all'estremo opposto, abbiamo un altro tipo di situazione che è appunto quello della connessione, dell'interconnessione o coscienza dei rapporti, cioè significa in parole povere che la nostra vita in quel momento è connessa fortemente agli altri, è molto connessa con le relazioni, con i rapporti. Quindi, in un certo senso, da un lato, quando siamo nell'autodeterminazione, possiamo fare da soli o comunque possiamo provare a fare da soli, mentre invece nell'altro caso, quando siamo nel momento dell'interconnessione, è come se avessimo non solo bisogno degli altri, ma anche come se a livello evolutivo le cose che possiamo apprendere, quindi le cose che puoi apprendere nel mese di luglio hanno tanto a che fare con i rapporti interpersonali. Quindi, che cosa significa tutto questo? Significa fondamentalmente che il mese di luglio e il transito del Sole in Cancro, che andiamo a vedere oggi, sarà un periodo in cui sarà bene mettere molta attenzione nei rapporti, sia i rapporti di lunga durata,
perché potrebbero cambiare delle cose, soprattutto osservando certe dinamiche che magari vanno avanti da tempo e che non si riescono a cambiare. Potrebbe essere il momento per accorgersi di qualcosa di nuovo nelle relazioni già in essere, mentre invece potrebbe essere anche un momento in cui farne di nuove di amicizie o iniziarne di nuove di relazioni o scoprire un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. Ma veniamo adesso ai transiti del mese, quindi partiamo proprio dal Sole che è entrato in Cancro al solstizio d'estate, quindi 21 di giugno ha fatto il suo primo pezzettino e oggi parliamo dei transiti di luglio, quindi il Sole poi rimane in Cancro nel mese di luglio fino a quando poi passerà in Leone. L'altro transito importante è quello della Luna che farà il plenilunio al 3 di luglio in Capricorno e poi il 17 luglio ci sarà la Luna nuova che è sempre nel segno opposto a quello della luna piena, cioè nel segno del mese e quindi in Cancro. Andiamo a vedere ora tra un attimino che cosa significa. Guardiamo prima gli altri passaggi che sono Mercurio che si trova in Cancro, quindi c'è sia il Sole che Mercurio nel segno, quando faremo l'oroscopo poi andremo a vedere che cosa significa, ma dal 12 luglio Mercurio passa in Leone. Per quanto riguarda invece Venere, rimane nel segno del Leone. Venere farà un lungo transito in Leone, un transito che addirittura durerà fino ad ottobre e questo è molto molto importante per i rapporti, per le relazioni. Cambierà tante cose, o comunque darà l'opportunità di cambiare tante cose. Tra un attimo ne parliamo, quindi continua bene ad ascoltare, perché prima facciamo una panoramica sui transiti. L'altro cambio che ci sarà, l'altro passaggio e testimone, è quello di Marte, che entrerà nel segno della Vergine a partire dall'11 di luglio, quindi fino all'11 è in Leone e poi entra in Vergine. Per quanto riguarda gli altri pianeti, da Giove in poi rimangono tutti nella stessa posizione, quindi bisogna dire che il mese di luglio è un mese un po' diverso forse da quelli che abbiamo visto negli scorsi oroscopi, negli scorsi video, perché ad esempio a marzo abbiamo avuto un passaggio di testimone importantissimo, quello di Saturno, poi c'è stato anche il cambio addirittura di Plutone, a maggio abbiamo visto l'ingresso di Giove in Toro, poi Plutone è tornato indietro, è rientrato di nuovo in Capricorno, quindi in un certo senso il cielo di luglio è un cielo in cui ci sono meno avvicendamenti, ci sono soprattutto nei pianeti veloci come Mercurio, Venere, Marte, Luna, ma non per questo meno importanti. Infatti andiamo a vedere che cosa significano. Partiamo dalla Luna. Quando si viene a creare un plenilunio in Capricorno e poi la Luna nuova nel suo segno opposto, cioè il Cancro, un primo significato è quello di guardare i limiti che stai vivendo nella tua vita. Questo è molto connesso proprio al Cancro come figura, come immagine, come simbolo che sappiamo essere un granchio. Quella sorta di corazza che ha l'animale granchio nella vita per allegoria, come simbolo, per analogia, può avere a che fare proprio con tutte quelle protezioni che ti metti e che ci mettiamo per appunto proteggerci e non ci spingiamo magari un pochino più in là di quel limite. È come se qua siamo in montagna, ad esempio, è come se io dicessi ok, sono arrivato a questa quota è circa 800 metri, infatti ragazzi, fa molto fresco, sono venuto qui a girare il video apposta, anche se c'è un po' di vento, spero che non si senta nel microfono, ma torniamo al punto. Sono arrivato qui ad 800 metri e non vado oltre, perché mi fa paura, perché non so che cosa c'è oltre quel limite, perché non ci sono mai stato, perché c'è l'ignoto oltre. Mi fa paura l'ignoto e così via. Il senso di questo plenilunio
è dare un'occhiata a questi limiti. Non voglio neanche dire superarli, perché potrebbe poi arrivare il momento di superarli in un momento successivo. Scusate il gioco di parole. Questo può essere il momento per prendere atto che c'è un limite, che quindi siamo limitati o in certi casi ci autolimitiamo, e poi ciascuno con i suoi tempi si può preparare appunto per superarlo, questo limite. Un altro significato del plenilunio è più legato invece al segno del Capricorno, e cioè ha a che fare con quelle sfide di lungo periodo, con quelle situazioni della vita che ciascuno di noi si trova ad affrontare, che in qualche modo sono lì da tempo, sono lì nel lungo periodo, quindi non difficoltà dell'ultima ora, bensì situazioni di cui ormai dovresti essere consapevole, di cui molto probabilmente hai già preso coscienza e che magari hai un po' lasciato lì. Non dico nel dimenticatoio, ma magari hai un po' procrastinato, hai detto sì, poi me ne occuperò. Questo plenilunio, ma anche la luna nuova, quindi ricordiamo le date, 3 luglio, 17 luglio, questo arco di tempo compreso tra le due lune è un ottimo periodo per riflettere su tutto questo, riflettere anche su quali sono queste eventuali situazioni in cui c'è qualcosa che da tempo, a volte anche da anni, vuoi affrontare ma non hai affrontato, e soprattutto dal 17 luglio in poi arriverà il momento di affrontarle. Passiamo a Mercurio in Leone. Questo è un transito che ha una sua importanza, anche se è un transito breve, perché pensate che solo nel mese di luglio Mercurio dal segno del Cancro passa in Leone e poi verso fine mese addirittura entrerà in Vergine. Ma noi ci concentriamo adesso proprio sul transito centrale, quello di Mercurio in Leone, che un po' per tutti i segni ha a che fare con dire la verità. Il Leone è un segno che in generale tende a essere diretto, tende a mostrare le cose come sono. Mercurio è simbolo della mente, è simbolo della favela, della comunicazione. Quando entra nel Leone, fondamentalmente incita un po' tutti i segni, tutti i 12 segni, a dire le cose come stanno, ad esprimersi, a smetterla di girare intorno usando eufemismi, camuffando la verità, avvicinandosi a dire la verità ma cercando un pochino di non dirla del tutto, a volte per paura di ferire l'altro, a volte per paure nostre. Mercurio in Leone ti spinge a dire le cose come sono. In generale Mercurio in Leone ha a che fare con la fierezza dell'espressione, con il fatto di esprimersi, di parlare, ma anche, perché no, di scrivere senza remore, senza limiti. Potrebbe significare anche inviare un messaggio che da tempo vuoi inviare a una persona, ma magari non hai mai avuto il coraggio per farlo, o anche, perché no, scrivere una lettera a una persona, o anche, perché no, scrivere un racconto, scrivere un romanzo, per chi ha in mente progetti un po' più creativi. In generale Mercurio in Leone tende a tirare fuori ciò che fino a quel momento abbiamo tenuto dentro. Passiamo adesso a Venere in Leone. Questo, a dire il vero, non è proprio un transito di luglio, nel senso che Venere era già entrata nel segno del Leone prima, però, come avevo accennato, è un transito piuttosto lungo che rimarrà fino ad ottobre, quindi direi che è il caso di dire qualcosa. Venere in Leone in tutto il suo transito, quindi non solo adesso a luglio, avrà lo scopo, facciamo un passo indietro, mettiamola così, è come se potessimo vedere, diciamo, l'inizio di un transito come il momento in cui si esprime un'intenzione. Quindi immaginiamo che Venere in quel momento abbia espresso un'intenzione. Poi c'è tempo
per tutta la durata del transito, quindi fino ai primi giorni di ottobre, non ricordo esattamente la data, per riuscire a compiere quell'intento. Ovviamente l'intento non lo deve compiere Venere, lo devi compiere tu. E di quale intento stiamo parlando? Quello di far emergere la verità dei rapporti. Venere come pianeta dei rapporti, Venere come pianeta delle relazioni. E questo, se ci pensi, è molto connesso a quello che ti dicevo all'inizio, quando ho preso queste mappe e ho fatto vedere come in ciascuna di esse, sono le mappe del plenilunio, ecco che il vento me le porta via, è lo stesso, comunque sia la parola chiave che abbiamo visto, che abbiamo trovato in queste mappe è interdipendenza. Ecco che Venere in Leone arriva proprio a far emergere ciò che c'è di vero nei rapporti e quindi anche a far crollare ciò che c'è di falso. A cosa sto pensando? Ad esempio a tutte quelle situazioni in cui i rapporti non sono bene definiti. Stiamo insieme o non stiamo insieme? Siamo amici o forse siamo qualcosa di più? Oppure sì, siamo amici, ma siamo ancora amici come un tempo? Siamo fidanzati? Stiamo insieme, abbiamo un rapporto, ma il nostro rapporto è ancora come era un tempo o è cambiato? O c'è qualcosa che non ci siamo detti? C'è qualcosa che non vogliamo affrontare? Ecco che Venere in Leone arriva in tutte queste situazioni ad aiutare a fare chiarezza. Quella cosa che è rimasta intrappolata nel cuore deve e può uscire fuori. Questo per quanto riguarda le coppie che già esistono, per quanto riguarda i rapporti d'amicizia che sono già in essere, ma Venere in Leone invece per quanto riguarda i single o comunque in generale tutte quelle situazioni in cui non siamo già in relazione con una persona, però sentiamo un certo tipo di affinità, che sia un'affinità sentimentale, che sia un'affinità di tipo amicale, ecco che può arrivare il momento di dire le cose che sentiamo, di dire quello che pensiamo. E chiudiamo adesso con quello che è un simbolo, a mio avviso, molto potente, e cioè Marte in Vergine. Marte entrerà appunto nel segno della Vergine il 11 luglio, quindi significa che da questo momento in poi, da questa giornata dell'11 luglio, ci sarà un cambiamento di energia piuttosto netto. Dal Leone, segno in cui si trova Marte adesso, alla Vergine, infatti, c'è proprio un grande cambio di energia. In generale, tra tutti i segni che sono contigui, che sono uno vicino all'altro, cambia tanto l'energia. Però non lo so se è una mia idea personale, ma ho sempre percepito il cambio dal Leone alla Vergine è un cambio molto forte. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Si tratta innanzitutto di qualcosa che ha a che fare con una parola chiave che ti chiedo adesso proprio di ricordare, forse anche di segnartela, perché no? Perché ha proprio una sua grande, grandissima importanza. La parola chiave è chiarezza. Chiarezza è la missione che vuole portare Marte nel segno della Vergine. Se la missione di Venere è quella di far emergere la verità, e si dà quel tempo che ti dicevo, cioè fino ad ottobre, la missione di Marte quando entrerà nella Vergine sarà quella di portare chiarezza nelle nostre vite. Che cosa significa in pratica? Significa, ad esempio, che le azioni che fai, le scelte che fai, da quel momento non dovrebbero essere più legate a mi sembra che sia giusto fare così, oppure mi hanno detto di fare così e senza rifletterci troppo, bah, più o meno vado per questa strada sperando che sia quella giusta. No, in realtà Marte in Vergine, Marte rappresenta innanzitutto l'azione, l'agire, le scelte, il fare qualcosa, e la Vergine sappiamo che è un segno che esige quasi di spaccare il capello in quattro, di fare le cose
per bene, sapendo quello che stai facendo, è come se da quel momento, da questa data dell'11 luglio, ci volesse un po' di riflessione in più. Perché no? Anche magari facendosi consigliare da qualcuno che, se senti che ti può dare il consiglio e il suggerimento giusto, anche magari sentendo più pareri e riflettendoci un po', tutto quello che ti può aiutare, diciamo, a sviluppare più chiarezza, a dire ok, la direzione è quella, tutto questo fa sicuramente al caso di questo transito e si sposa bene con questa energia. E io direi, ragazzi, che con questo è tutto. Facendo un riassunto veloce, abbiamo visto un pochino il significato generale del cielo, che lo prendo ancora nelle mitiche tre mappe che il vento mi porta via, che è interdipendenza. Abbiamo dato un'occhiata ai transiti lunari, quindi luna piena in Capricorno, luna nuova in Cancro, l'entrata del Sole nel segno del Cancro, Mercurio, Venere e Marte, mentre tutti i pianeti che hanno un transito più lento rimangono dove sono. E con questo direi che è tutto. L'appuntamento è per la seconda parte del video, per l'oroscopo evolutivo che sarà sull'altro mio canale AstroWay. Per adesso mando a tutti voi un grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.